Come avrà intuito, questa elettrosega batteria non è fatta per tagliare il cappone a Natale. È infatti destinata al taglio e alla potatura di rami e ti posso garantire che per questa attività è molto più potente di quanto potessi aspettarmi. Bella, vero? Perché ancora non hai visto questa. Si tratta di una cesoia multifunzione, un po' come i coltellini svizzeri che hanno più utensili al loro interno. Ti piacerebbe avere l'una o l'altra? Perché? Perché intendo regalartela. Non ovviamente questa dove l'ho avuto io. Guarda tutto il video fino alla fine per sapere come fare per riceverla. Come ti accennavo, questa elettrosega è stata una vera sorpresa e con questa batteria da 4 Ah sono riuscito a tagliare per 25 minuti di fila rami secchi e verdi di robinia del diametro 10-15 cm e anche un tronco da 20 cm, sempre di robinia, quindi di legna dura. L'ho fatta provare anche a un professionista che ha tagliato tronchi di robinia secca e quindi legno molto molto duro. In questo caso la batteria durava solo 10 minuti. Comunque con due batterie è riuscito a tagliarne 3,5 quintali. Me lo aspettavo. D'altra parte questa è un'elettrosega a batteria che nasce per potare, non per abbattere alberi. È possibile comunque avere batterie di taglio superiore a queste del 4 Ah, che durano indubbiamente di più, ma hanno lo svantaggio che sicuramente pesano più di questa batteria. E a proposito di questo, una caratteristica fantastica che ho riscontrato di questa elettrosega a batteria è che appunto con la batteria è perfettamente bilanciata e quindi evita di danneggiarti o infiammarti i tendini del polso, e da solo il corpo macchina, quindi senza la barra, senza batteria, pesa 2,6 kg. Se poi aggiungo una barra da 25, la batteria da 4 A e l'olio catena, ovviamente arriviamo sui 4,1 kg. E comunque resta molto maneggevole. Per ricaricare questa batteria da 4 Ah occorrono 45 minuti. Quindi se posso darti un consiglio, in base alla quantità di lavoro che devi fare, sarebbe opportuno avere più batterie con te. Posso anche pensare di utilizzare una batteria, ricaricarla, riutilizzarla continuamente, però cicli continui di carica e scarica di batteria la danneggiano e ne riducono molto la vita, quindi te lo sconsiglio. Per azionarla è necessario premere il pulsante di accensione, la leva di sblocco e agire sul grilletto. Se la si lascia accesa senza utilizzarla, dopo 2 secondi si spegne in automatico. Questo è molto utile per evitare di scaricare inutilmente la batteria. Se invece devi utilizzarla frequentemente, è sufficiente tenere premuto il pulsante di sblocco per evitare che si spenga. Inoltre è dotata di un triplo sistema di controllo che spegne in automatico l'elettrosega quando ad esempio avverte un elevato assorbimento di corrente in un tempo molto breve, banalmente quando la lama si inceppa e rimane bloccata, oppure quando l'assorbimento è elevato e per un tempo prolungato, quindi ad esempio sto tagliando continuamente tronchi molto grossi. Infine questo sistema di protezione interviene anche quando il livello di carica di batteria residua non è sufficiente a garantirti le prestazioni per cui è pensata questa macchina. Un grosso vantaggio rispetto alle motoseghe a scoppio è che quando poto ad altezza viso non ho i fumi di scarico che mi arrivano sul volto, è poco rumorosa e non ha vibrazioni dovute appunto al motore a scoppio. Comunque lavorando molto si può avvertire un certo calore sul lato sinistro e questo è dovuto a un enorme dissipatore presente all'interno che serve proprio per raffreddare l'elettronica di cui è dotata. Un aspetto molto utile che ho riscontrato in questa elettrosega è che sotto questo tappo è presente una vite che mi consente di regolare la pompa dell'olio catena, variando quindi il flusso da basso, medio e alto. A che cosa serve? Beh, se sto tagliando rami teneri, conviene diminuire il flusso d'olio per evitare di disperderne inutilmente nell'ambiente. Viceversa, se sto affrontando un lavoro faticoso per l'elettrosega, quindi con legna dura, aumentando la lubrificazione garantisco uno scorrimento migliore della catena sulla barra e prevengo quindi rischi di grippaggio. A proposito dell'olio, il serbatoio è semitrasparente, quindi mi permette di controllare al volo se sia necessario farne un rabocco o meno, e la capienza di questo serbatoio è di 200 ml. Per potare ti consiglio sempre di utilizzare oli biodegradabili per non danneggiare le piante. Quando infatti taglio di norma la legna posso anche utilizzare oli minerali, ma nel momento in cui vado a potare un ramo devo evitare di avvelenare la pianta. A livello di sicurezza, nonostante sia molto leggera e maneggevole, è importante utilizzarla sempre con 2 mani, indossare occhiali e protezioni per le orecchie, nonché il casco per evitare che eventuali rami che cadano dall'altro possano ferirti. Inoltre ti consiglio di attivare sempre il freno catena prima di accenderla per evitare che la lama inavvertitamente possa partire. È dotata di un moschettone per poterla issare in quota e poi una caratteristica che ho apprezzato molto è il rampone di metallo, che ha il vantaggio di essere molto resistente e soprattutto di tener fermo il ramo mentre lo taglio per evitare proprio il kickback.
La catena con cui viene fornita è una Oregon, quindi tra le migliori al mondo, ma posso comunque montarne anche di altre marche. Questo modello ha una barra da 25, ma è possibile averla anche con una barra da 30 o da 35, nonché da 25 carving. Un ultimo consiglio che mi permetto di darti è: a fine stagione svuota completamente l'olio catena, metti dentro olio motore e falla girare a vuoto per almeno 5 minuti. Alla fine svuota anche questo olio e poi stiparla tranquillamente. Tutto questo è necessario perché l'olio catena contiene un agente legante che fa sì che l'olio rimanga appiccicato all'interno della barra per non disperderlo facilmente. E se lasciato per lungo tempo con la motosega ferma, questa colla può indurirsi e quindi danneggiare sia la pompa che tutti i tubicini di condotto dell'olio catena. Ma veniamo ora ai premi che potresti vincere. Come fare? Semplice. Lascia un commento qua sotto al video indicando se vuoi ricevere la borraccia oppure le cesoie multifunzione. Tra tutti gli iscritti al canale, entro un paio di settimane estrarrò i vincitori e lo comunicherò all'interno della descrizione di questo video, nonché accanto ai commenti che lascerete. Quindi se non sei ancora iscritto, fallo subito premendo il pulsante iscriviti. E ti chiedo solo una cortesia per consentire a più persone di vincere. Scegli solo uno dei due prodotti, non entrambi. Se ti è piaciuto questo video, premi mi piace e buona fortuna per l'estrazione premi. Ciao e buona giornata. E ora scusatemi, ma un dovere da compiere.